Ecco, vedo che vi state collegando tutti insieme, c'è un numero che sale paurosamente, 54 e via. Quindi siamo pronti per cominciare. Io mi chiamo Alessio Tavecchio, rappresento la Fondazione Tavecchio che porta il mio nome di Monza e sono qui felice di partecipare a questo webinar, a moderare questo webinar Disabilità e Sport dell'evento Diversity Day 2020. È un'edizione speciale. È un evento importantissimo a livello nazionale e se quest'anno, insomma, questa maledetta pandemia, insomma, ci sta mettendo alla prova duramente, anche e soprattutto quelle che sono le lotte e le disuguaglianze sociali, accorciare le distanze tra le categorie svantaggiate del mondo del lavoro, un argomento sempre attuale negli ultimi anni. Che il Diversity Day affronta di petto e proprio direttamente, cioè cercando di creare questo evento che si ripete ormai da diversi anni nelle varie location, anche in tutta Italia, e che è rivolto all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie protette. Quindi, insomma, un risultato grandissimo. Ecco, i partecipanti, le tante aziende che partecipano e che valutano, selezionano, assumono poi anche le persone con disabilità proprio durante questo evento, è un qualcosa di eccezionale. Io li conosco bene da vicino, il comitato organizzatore è Value People e Job Me Too, amici che conosco benissimo e che so quanto è difficile, quanto è duro il lavoro in questo campo e quanti bei risultati con tanto sforzo riescono a ottenere sempre di più negli anni. In un argomento che, ripeto, è ancora attuale ed è proprio in Italia, possiamo già capire quanto è difficile cercare un lavoro, trovare un lavoro oggi come oggi, immaginiamoci per le categorie protette, che anche se ci sono insomma delle leggi che dovrebbero favorire, tante volte rimane sempre un grande ostacolo, sia nella comprensione della legge magari, sia nella sua attuazione, ma sia anche nella comprensione di questa inclusione che dovrebbe esserci nel mondo del lavoro. Le grandi aziende che partecipano sanno, c'è sempre più attenzione e speriamo che insomma, ci siano sempre più risultati in questo ambito. Ce lo auguriamo tutti quanti. Come si svolge quest'anno Diversity Day, che solitamente era in presenza presso un'università, presso una location grande, con tutti gli stand di tutte le aziende partecipanti e con tutte le persone che giravano con i propri curriculum, comunque a conoscere le aziende e magari a trovare proprio delle opportunità, l'opportunità di presentarsi davanti a grandi aziende e di confrontarsi e magari anche di trovare insomma, il match giusto, anche un'opportunità di lavoro. Quest'anno siamo totalmente online. Che uno direbbe, caspita, non c'è il contatto diretto, ma in realtà possiamo vedere in questa dimensione, cioè vedere sempre la difficoltà come un'opportunità. Se prima era Milano, Roma e in altre città, quest'anno con la versione diciamo digitale da remoto siamo ovunque, in tutta Italia. Quindi il Diversity Day si può collegare con chiunque in tutta Italia ed è diviso in queste due parti, cioè nella parte dal 30 novembre, quindi abbiamo già cominciato, fino al 4 dicembre, si potranno partecipare a dei webinar, chattare con le aziende, candidarsi con le loro posizioni aperte. Nella settimana invece che va dal 7 al 15 dicembre, i candidati, i partecipanti selezionati potranno entrare in contatto diretto con le aziende proprio attraverso dei colloqui che si faranno ovviamente da remoto, proprio one to one, direttamente, quindi è una bella opportunità tutto questo. Chiaramente, essendo aperti a tutto il territorio nazionale, beh, da un lato le aziende hanno la possibilità di inserire in organico persone per adempiere agli obblighi di legge la 6899 entro la fine dell'anno, dall'altro proprio la possibilità a livello nazionale di poter entrare in una prospettiva di carriera, trovare un lavoro nella location giusta, nel posto giusto, evitando appunto tutti gli spostamenti che tante volte hanno evitato problemi nel raggiungere la location dell'evento. Quindi
qui possiamo partecipare tutti, anche dalle isole, insomma, dai posti più remoti, e soprattutto anche tutti quei documenti cartacei che tante volte non abbiamo dovuto prepararci, centinaia di curriculum da portare poi a tutte le aziende. Una veloce introduzione, mi sembrava doveroso per arrivare poi a entrare nel vivo del nostro webinar. Disabilità e sport. Mi sento onorato di essere stato scelto anche per moderare questo evento, perché non posso non dirlo, parte proprio dalla mia esperienza diretta. Io ho l'età di 23 anni, quindi tanti anni fa. Ho avuto un incidente stradale motociclistico, sono rimasto sulla sedia a rotelle, qua sono seduto sul mio trono con due rotelle, e se devo dire qual è stato uno degli elementi fondamentali per vivere l'esperienza piuttosto che subirla e riprendere in mano la mia vita con una riscoperta forse ancora più grande, riscoprendo una vita ancora migliore, posso dire, di prima, quando ero sulle mie gambe. Beh, questo è venuto grazie allo sport e al lavoro, due dimensioni che dovrebbero far parte della vita di ciascuno di noi, perché penso che sono quegli elementi fondamentali che ci possono dire: faccio parte della società nella quale vivo, e come posso dire di far parte di questa società? Beh, se la persona ha una vita indipendente, se la persona ha un lavoro e se pratica sport. Guardate, a livello macro, grande, io ci vedo questi tre elementi fondamentali. Se ci sono questi elementi, io posso dire pienamente che poi sono seduto in piedi, ho una difficoltà, una di cognizione, di deambulazione e quant'altro, bene, comunque faccio parte della società nella quale viviamo, grazie a questi tre aspetti fondamentali. E li trattiamo proprio oggi. Io, se potessi alzarmi un attimo, mi metterei in ginocchio per ringraziare lo sport, il nuoto, che mi ha permesso di mettere in pratica quel cambiamento di vita, quel riprendere in mano la mia vita. Mi ha riportato fino alle Paralimpiadi ad Atlanta, anche qui sono passati tanti anni. Parlo da ex sportivo, anche se cerco sempre di mantenermi in forma, perché ho capito quali sono i valori dello sport. Quindi io quello che devo dire l'ho detto, ma almeno perché mi sento partecipe, non sono solo moderatore che farò parlare i nostri invitati. Abbiamo due invitati principali con vari personaggi che magari poi interverranno. Abbiamo un'associazione, Ollus, che è Gli Insuperabili, e un'azienda che ovviamente trattano entrambe di sport, la Diamant di Verona, che anche loro parteciperanno a questo webinar. Io, ecco, direi che mi sento proprio al loro fianco, proprio per questa mia passione per lo sport, prima e dopo, ma anche per loro, che l'hanno fatta diventare il loro obiettivo, il loro core business, il loro punto di valore, di forza, di quello che è la nostri amici degli Insuperabili. Io partirei proprio con loro, il nome è anche appropriato, Insuperabili, un'associazione Ollus che abbiamo qui presente la nostra Daria Fera, che è responsabile. Buongiorno Daria, dell'area progetti. Io forse ho già parlato fin troppo, e quindi direi che sarebbe bello, ecco, sentire proprio dalle tue parole. Io mi sono preso qualche appunto, magari ti guiderò, ti farò qualche domanda, ascolterò anche le chat, guarderò intanto quando entrano nuove persone, ormai stiamo salendo sempre di più come partecipanti. Quindi Daria, Insuperabili, è una Ollus affermata e potente, io vi conosco indirettamente a livello nazionale, e ecco, ti lascerei la parola per presentarci tu di persona chi siete e qual è il vostro obiettivo principale, i vostri valori. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio davvero per la possibilità di poter partecipare a questa tavola rotonda, a questo grande evento molto importante. Per presentarci, io inizierei col far partire quello che è il nostro video istituzionale, che possa proprio un po' far vedere quella che è la nostra attività di campo, quindi la parte proprio sportiva, che è il core business di tutta la nostra associazione. Provo a farlo partire. Sì. Lo vedete? Si vede? Sì. Sentite? Sì.
se lo vedete voi meglio. Noi siamo gli insuperabili. Abbiamo l'ambizione di diventare non la prima, ma la seconda squadra del cuore di tutti gli amanti del calcio. Dobbiamo e vogliamo essere un punto di riferimento per lo sport che amiamo di più. Un calcio aperto a tutti, senza barriere e pregiudizi. Indossare la maglia degli insuperabili è una grande responsabilità per noi. Rappresentiamo un simbolo. Siamo quelli che non si arrendono davanti ai propri limiti, che superano le proprie paure e debolezze, che rendono realizzabile l'inimmaginabile, cadendo e rialzandoci. Perché in tutto quello che facciamo ci mettiamo il sorriso e soprattutto ci proviamo con tutto noi stessi. Ecco, spero che siate riusciti a vedere e ascoltare, insomma, sentire il nostro video, che è quello che più direi può rappresentare e raccontare chi noi siamo. Nasciamo proprio con un progetto di scuola calcio, nato su Torino, e ad oggi vede però diverse academy in tutta Italia e 650 atleti, tutti con disabilità. Diverse tipologie di disabilità intellettiva, relazionale, comportamentale, disabilità motoria, sensoriale, ogni tipologia di disabilità proprio è presente all'interno delle nostre scuole calcio. Accanto ai nostri atleti scendiamo in campo con un team multidisciplinare formato da figure psicoeducative e tecnici sportivi che hanno proprio l'obiettivo di far crescere tutti gli atleti, le nostre squadre, da un punto di vista proprio come persone, atleti a 360 gradi. Questa è la nostra scuola calcio e penso davvero che attraverso il video sia la cosa più immediata per presentarvela, per possa ben rappresentare proprio tutto quello che si può vivere sui nostri campi, dal Piemonte alla Sicilia. Il progetto in questi anni è cresciuto molto e proprio un po' come diceva prima Alessio, l'altra parte laterale a tutto il mondo sportivo che ci aiuta e sostiene tutti noi in realtà da un punto di vista proprio di inserimento all'interno di quella che può essere la nostra vita e nella società, nasce proprio tutta la parte rivolta al mondo del lavoro. Nel 2016, nell'autunno, è nato il nostro primo Insuperabili Shop a Torino, proprio con l'obiettivo, un negozio di abbigliamento, proprio nato con l'obiettivo di permettere, prima di tutto, a quelli che sono i nostri atleti adulti, inseriti nelle categorie protette, di trovare uno spazio dove potersi inserire nel mondo lavorativo, sperimentarsi e così poter presentare anche e scoprire le proprie potenzialità da un punto di vista di competenze lavorative e acquisirne di nuove, per potersi poi successivamente inserire anche in altre realtà del mondo lavorativo presenti sul territorio. Il nostro Insuperabili Shop, esattamente come tutto il resto del nostro mondo, è di nuovo formato, ha alla base un nucleo di team multidisciplinare, formato da una figura psicoeducativa che affianca la parte tecnica commerciale del negozio. Questo proprio con l'obiettivo di poter riuscire ad integrare anche nel mondo del lavoro quelli che possono essere degli strumenti anche mutuati dal mondo psicoeducativo, come le agende visive, le storie sociali, tutta questa parte qua, che però possono essere molto utili a persone con caratteristiche specifiche per poter meglio apprendere la propria mansione e poter così diventare competenti all'interno di un lavoro. L'integrazione è stata proprio data dal riunire quello che può essere, ad esempio, magari uno strumento, tutti noi, quando magari impariamo qualcosa, ci viene da prenderci degli appunti, scritti per immagini, in base alla situazione, per ricordarci meglio il passaggio che dobbiamo fare.
E il nostro principio è proprio stato quello di partire da questo integrando, quindi con degli strumenti però specifici, una parte di parole, una parte visiva, permettendo così a tutti quanti, attraverso lo stesso strumento, di poter apprendere nuove competenze da spendere proprio nel mondo del lavoro e potersi così scoprire abili, capaci di poter partecipare al mondo lavorativo presente all'interno della propria comunità. Aspetta, Non so dai, ne... sì, guarda, ti voglio proprio un attimo interrompere, ma per dire semplicemente che siete davvero insuperabili, cioè di quei pilastri che stavo considerando per far parte della società, voi li avete presi praticamente tutti e tre, lo sport, il lavoro che nasce proprio dallo sport e quell'autonomia, quell'indipendenza che veramente è quello che le persone cercano, indipendentemente poi dall'avere problemi o no, ma voi vi siete concentrati proprio su questo. 650 atleti che giocano a calcio in 16 sedi in tutta Italia, mi sembra un numero enorme, caspita. E poi anche questa idea del negozio, cioè di abbinare proprio non solo la pratica dello sport, ma anche proprio a quella formazione, seguiti nella parte commerciale, nella parte tecnica, da persone che guidano, ma che permettono di poter realizzare questo passo così importante. Caspita, mi viene da dire, ma da dove è nata questa grande idea? Prova a dirmi. E tante volte quando conosciamo Questa il fondatore o l'idea che ha avuto. grande idea nasce dai fondatori Davide Leonardi e Ezio Grosso, che hanno iniziato con una piccola scuola calcio qua su Torino e pochissimi atleti, ormai quasi una decina di anni fa, e per poter crescere in realtà e ampliare il loro progetto, che è entrato a far parte di tutti noi. E arrivare così ad avere 16 scuole calcio in tutta Italia. Il progetto nasce proprio con l'obiettivo di far sperimentare, di promuovere anche il cambiamento in un modo di pensare, l'inclusione delle persone con disabilità attraverso il calcio e i valori sportivi, i valori che lo sport ha sempre promosso all'interno comunque di tutta la storia. E partendo da quello, è nata questa primissima scuola calcio su Torino con appena una decina di atleti, per poter crescere, ampliarsi, strutturarsi negli anni, arrivando fino ad averne 650, vincendo campionati e avendo la possibilità di partecipare di essere selezionati per partecipare a tornei anche internazionali. È tuttora un lungo percorso, un grande percorso, e infatti ringraziamo molto Davide e Ezio per quest'idea che hanno avuto e la possibilità che stanno dando a tutti noi di poter partecipare a questo progetto, Veramente, vi perché è unico. ringrazio, sono persone eccezionali da cui è nato poi tutto questo progetto, coinvolgimento. Io, guarda, voglio un po' improvvisare perché mi ero detto prima insuperabili, poi l'azienda, ma perché troncare due momenti così? Vorrei fare un po' più invece altalenante il discorso. Quindi, Daria, tu che sei arrivata a parlarmi così tanto di calcio, di quante atletiche avete, poi anche della parte del lavoro, insomma, così io farei subito un salto verso la nostra azienda, poi ritorno ancora da te, magari per farti qualche altra domanda o per proseguire. So che hai anche da far vedere anche un altro video che ci aiuta a capire magari meglio l'aspetto lavorativo, giusto? Hai fatto vedere. Sì, esatto, l'altro video rappresenta proprio più quel lato lì. Ok, perché me l'ero perso, non so, vedevo sempre voi relatori, ma non ho visto il video, quindi va bene, giusto per allinearmi. Ma proviamo a saltare anche all'azienda, perché insomma mi parli così tanto da calcio, stiamo parlando di un'azienda che produce calzature proprio in ambito calcistico e anche ciclistico, no? Che uno dice, ma che cosa c'entrano, no? Calcistico e ciclistico sembrano due mondi diversi. Ma eppure a vedere le scarpe anche io a occhio, insomma un po' ignorante in materia, molto simili. Però
Qui abbiamo collegato, vedo l'HR Director che è Sofì Zecchetto, che è anche Buongiorno. la proprietà. Buongiorno Sofì, bellissimo nome. E Grazie. poi abbiamo anche in collegamento anche Deborah e anche Nicolas, che sentiremo successivamente. Però ecco, mi piacerebbe, visto che sei parte, insomma, figlia del proprietario, anche Sì. andare a scoprire, come un po' ha chiesto Daria, l'origine, da dove nasce la vostra azienda, che insomma, affermata in tutto il mondo, poi le sue peculiarità le andremo a vedere più avanti. Sofì. Ok, io ho perso una parte della presentazione perché avevo difficoltà di collegamento, quindi non so quanto Daria abbia trasmesso. Cercherò di, in poche parole, Tantissimo, comunque, tantissimo. tantissimo, Ho tantissimo. sentito l'entusiasmo che c'era. Dove nasciamo noi? Noi nasciamo intanto 40 anni fa. Da mio padre, self-made man, lo chiamo così perché proprio è partito dal nulla, da una scommessa in realtà, se vogliamo andarla a dire tutta. Mi sentite? Sì, io sento Sì, benissimo. ok, benissimo. Lui era commerciale per un'azienda all'estero, per un'azienda che produceva calzature. Ad un certo punto si è staccato da questa azienda perché voleva fare qualcosa per conto suo. Ha iniziato a produrre 30 paia al giorno di scarpe da ciclismo in pelle nera con tre fori, una bandierina verde, bianca e rossa con una suola di cuoio. Siamo nati così. Una La sfida, capacità imprenditoriale. Prego. veramente una Una scommessa. sfida, una sfida. In quei tempi, diciamo, non voglio dire proprio fosse più facile di adesso, erano tempi diversi. Certo. L'uomo c'era, l'uomo aveva le capacità, ha trovato forse gli agganci giusti, ma è un uomo che non si ferma mai ancora adesso, è presente in azienda. E nel corso del tempo ci ha permesso di evolverci perché ormai siamo multi-brand. Con il nostro marchio inizialmente avevamo difficoltà perché era necessario creare una rete commerciale importante, avere le persone giuste. Che ha fatto la differenza è stato un incontro avvenuto parecchi anni fa ormai con il brand per il quale produciamo adesso ancora. Per più dell'80% del nostro fatturato alla fine, che è Nike. Nike, scarpa da calcio alta gamma. Quindi dalle scarpe da ciclismo siete passati alle scarpe, insomma, per il calcio, insomma, c'è un Sì, allora, collegamento esatto, noi le abbiamo mantenute commerciale. entrambe, le Sì. abbiamo mantenute entrambe, solo che marchio DMT è nostro marchio, mentre per Nike siamo dei terzisti. Quella è la differenza, che lavorando per un marchio così grande, o cresci o cresci. Non puoi rimanere fermo, ci ha fatto fare un salto di qualità a 360 gradi. Sull'etica, comportamento con i dipendenti. Ricerca e sviluppo, perché poi era questa la cosa importante da mantenere sempre, sempre altissima, perché comunque noi i numeri li facciamo, ma non facciamo i numeri della Cina, dell'Asia, del Vietnam. Noi puntiamo sulla qualità, quindi Ecco, facciamo qualità, noi facciamo qualità, piace. noi facciamo la differenza a livello mondiale per la qualità. Siamo Questo. molto apprezzati, abbiamo ricevuto molti premi e per questo ancora continuiamo a lavorare con loro. Poi noi comunque ci siamo diversificati ancora, sempre nel settore ciclismo con altre aziende del nostro gruppo Zecchetto, produciamo abbigliamento sportivo per il ciclista con il marchio Alè. Produciamo la bicicletta in carbonio,
con il nostro partner principale che è Cipollini Certo. e siamo arrivati a fare la monoscocca, insomma, Sì, ho visto più che... bella al mondo. Mi Ecco. permetta di dirlo, ma alla No, la fine. più bella al mondo, bisogna essere fieri e orgogliosi dei propri prodotti. Questo Sì, dicono le riviste, non lo diciamo dai. noi, è apprezzata. Bene. Beh, questo Sofì, perché vedo anche, hai nominato Cipollini, che ho avuto modo di conoscere anch'io a un convegno quando presentavo alcuni dei miei libri. Ecco, so che una vostra peculiarità è proprio quella di aver inserito in quell'aspetto dell'azienda, cioè nella ricerca e sviluppo, che è diventata molto importante proprio per stare al passo con i tempi, avete inserito proprio degli atleti, cioè come Nicola Minali e anche Mario Cipollini, cioè Nicola Esattamente. vinto un Tour de France, cioè tutto quello che riguarda, ecco, proprio nello studio, nella ricerca, la progettazione proprio in azienda, a testare, a provare, a modificare quelle che sono le scarpe. Tra l'altro prima so che sei in compagnia anche di Deborah Santin, che mi ha fatto vedere delle scarpe di ciclismo. Adesso non so se possono un anticipo, farmi vedere di quello di cui hai parlato, di questa qualità, di questa ricerca e sviluppo. Io insomma, sembrava la scarpa che mi permettesse di camminare sulla luna quasi, no? Fammela, si può rivedere, Deborah. eh? Non sentiamo Deborah. Aspetta, va bene, giustamente c'è il microfono. Eccomi, mi Perfetto. sentite? Sì. Perfetto. Intanto buongiorno a tutti, io sono Deborah Santin, sono il HR Generalist di Diamant, Sofì è la mia responsabile. Vi faccio vedere quello che è il nostro fiore all'occhiello. La scarpa con cui abbiamo vinto il Tour de France, con cui Mi hai te, preceduta, Roberta, ha ok? vinto il Tour de France, In ve che la faccio anno? vedere quest'anno, Ah, 2020. siamo attuali. Questa è la scarpa, tra l'altro autografata da lui in persona, è venuto a trovarci un paio di settimane fa. Questo è proprio l'emblema della ricerca e sviluppo del 2020 perché abbiamo creato una scarpa apposta per lui. Questa scarpa di particolare ha che ha i lacci, come potete vedere. È stata creata apposta per Tadei per correre il Tour de France e queste sono le scarpe con cui lo ha vinto, quindi è motivo di orgoglio. Bellissimo. Adesso, quello che Diamant sta producendo, che stiamo sponsorizzando tantissimo, è il DMT, si chiama ID. Cioè la personalizzazione della scarpa da ciclismo. Adesso vi faccio vedere un esempio, questa, dove potete vedere che la scarpa è praticamente dei colori che si vuole e c'è anche, non so se vedete, si può personalizzare con la bandierina e il cognome. Questa, per esempio, è di Elia Viviani, un grande ciclista italiano, che anche lui corre con le DMT. Bellissimo, insomma, sono scarpe veramente futuristiche. Tra l'altro so che il ciclismo è sempre più in crescita a livello anche dilettantistico, amatoriale, cioè insomma, per quello che riguarda proprio quello sport che possiamo fare tutti. La corsa va bene, nuoto sempre particolare perché comunque la struttura, ma prendere una bicicletta e andare a farsi la propria biciclettata. Poi io ho un fratello e una sorella perché sono il maggiore, no? E avendo così, dopo la sedia a rotelle, il mio incidente, che sembravo Dio Alessio, poverino, insomma, insomma, essere dopo 2 anni dall'incidente già alle Paralimpiadi come nuotatore, e io ho detto: oh, ragazzi, ma voi sport cosa fate? Mi sono diventati dei triatleti, dico quasi professionisti, ma hanno proprio la scimmia, come si dice. No, Io in sì. bicicletta, sì, proprio loro vanno. Però mia sorella, una forza della natura, Sara Tavecchio, che ha vinto insomma l'Xterra, che fa anche fuoristrada e tutto quanto, ma insomma con la bicicletta quando prendono, pigliano, vanno a farsi i loro 150-200 km, mi raccontano che è forse una delle esperienze sempre più belle. Poi io l'ho seguiti negli Ironman a Nizza, così, e la parte della bici è sempre insomma quella emozionante. Perfetto, insomma, ho fatto questo piccolo spaccato così per ricordare un po' quanto il ciclismo è importante. E la scarpa che poi si attacca giusto al pedale è fondamentale per un ciclista, deve essere quasi
una parte del corpo, giusto? Posso aggiungere, Alessio? Poi il forte delle nostre scarpe quest'anno, chi va a vedere il sito se ne rende conto, è che è una scarpa calza. Cioè, tutto scarpa nasce calza. Nel senso che tutto nasce da una calza che veste il piede e quindi si ha il massimo comfort perché ci sono pochissimi rinforzi e tutto fa la calza. Pogacar aveva visto la scarpa con il boa, che con la chiusura col boa, ma ha voluto il laccio. Solo per lui l'abbiamo fatta col laccio ed è stata... Vi vedo bloccati. No, ok, ci siamo. Ma ogni tanto c'è qualche... Tu vai tranquillo. Infatti, prima mi buttava fuori continuamente. Lui l'ha voluta col laccio, il famoso Nicola di prima, Nicola Minali, ha detto va bene, ci proviamo, te la facciamo, quasi per scherzo. Caspita, ha vinto il Giro d'Italia. Adesso... Quando dici una calza che veste il piede, mi dà l'idea del comfort, del qualcosa per me, che quindi mi stimola anche a tirar fuori quel qualcosa più dentro di me, proprio perché ho anche gli strumenti giusti, uno si sente più motivato nello sforzo, nell'arrivare al suo obiettivo, nella competizione, è meraviglioso quello che dici. È una vera rivoluzione, una vera rivoluzione. Meraviglioso. E vediamo che sta, cioè viene apprezzata molto, e fra l'altro questo fatto, come diceva Deborah, la mia collaboratrice, che non vedo più. Sì, c'è. Questo fatto poi di fare l'ID, cioè personalizzare la tua scarpina, noi te la facciamo, in 30 giorni te la mandiamo a casa, e lì poi insomma il massimo ci metti quello che vuoi, i colori che vuoi, te la personalizzi sul sito, e, insomma, mai fatto sul ciclismo, quindi ci stiamo puntando tutto. Sì, sì. Mi sembra un'ottima idea, sempre al passo con ognuno vuole sempre più le cose personalizzate e tutto quanto, quindi meraviglioso. Sì. Prima di passare poi al calcio, quindi all'altro tipo di scarpa, quindi nel coinvolgere Nicola, sì, io farei ancora un saltino prima per insomma modulare o comunque per variare un po', tornerei alla nostra Daria, ai nostri insuperabili, anzi forse proprio per introdurci anche quella parte di calcio, quel bellissimo video che poi ci farai vedere e che poi mi farà ritornare al calcio anche verso Diamante con il nostro Nicolas, che è appunto un ingegnere che collabora per l'azienda direttamente col mondo Nike. Proprio io ho vissuto negli Stati Uniti, mi viene sempre da dire il nome originale, no? Quindi come si pronuncia. Quindi, ok, dai, Daria, torniamo a voi, 650 atleti, magari comincio a mettere insieme le cose, ma che scarpe indossano i vostri 650 atleti? Ognuno indossa la scarpa più adatta a lui, in base alle proprie caratteristiche e necessità. Questo perché... Ognuno è diverso dall'altro, quindi ha comunque delle necessità specifiche anche proprio per le calzature. Ma quando, scusami, una curiosità personale, ma quando dici di calcio, cioè quindi voi i 650 atleti nelle 16 sedi in tutta Italia, loro giocano a calcio sul campo a erba grande oppure a 11, o stiamo parlando di calcetto, che forse è un po' più... Perché... Allora... In realtà ci sono, principalmente facciamo partite di calcio a 5, però le nostre prime squadre, quindi le nostre categorie, le nostre squadre, i ragazzi sono divisi soprattutto per funzionalità, oltre, quindi non tanto per disabilità, ma principalmente per funzionalità. Le nostre prime squadre, quindi possiamo parlare di quelle che sono le squadre con capacità tecnico-sportive più alte, partecipano anche ad alcune partite comunque di calcio a 7 e in alcuni casi anche alcuni tornei di calcio a 11, però principalmente giochiamo sempre calcio a 5. Ok, perfetto. No, vedevo ogni tanto che c'era qualche domanda, anche Irene che diceva
Daria, chi fossi, ma siamo degli insuperabili. Forse ogni tanto è meglio che lo ripetiamo bene, perché magari ci sono persone che si collegano solamente adesso, ecco, comunque poi è stato detto. Perfetto, quindi allora anche calcio, io conoscevo il calcio integrato, che con dei ragazzi down ho avuto modo di organizzare alcune esperienze, quindi le sportive. Facciamo dei progetti in quel senso, anche proprio in collaborazione con altre realtà sportive del territorio, rivolte a persone così definite normotipiche, e in quel caso lì ogni tanto facciamo anche delle partite di calcio integrato, sì. Bene, 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 bene. Però poi partecipiamo principalmente come a livello sportivo a competizioni promosse dalle nostre federazioni di riferimento, e quindi sono proprio competizioni e sono tornei, campionati rivolti proprio alle categorie rivolte alla disabilità. Bene, bene, guarda, quando c'è, forse, guarda, io organizzo anche degli eventi di team building per le aziende, io con il mio lavoro di formazione, motivazione, quindi nelle scuole, nelle aziende, soprattutto nel campo anche della sicurezza stradale, ma soprattutto nella motivazione. E a volte organizzo dei team building dove per mettere insieme quel mondo, no, dell'azienda, del terzo settore, uso sempre lo sport. Ed è stato bellissimo quando facevamo queste partitelle di calcio integrato, che capitava, non so, il capo HR o addirittura un amministratore delegato, giocare insieme al ragazzo con disabilità cognitiva o comunque un ragazzo down, che ha la pacca sulla spalla, dai, passami la palla! Beh, veramente meraviglioso, uno dei progetti, cioè, dei team building migliori che si possono fare sono proprio quelli attraverso lo sport. Ci vuoi far vedere quel video riguardo la sì, parte sportiva, Daria? Alla parte più sì, lavorativa. Ah, me l'hai fatto vedere prima allora. Sì, sì, quello del... posso farlo rivedere però se vogliamo. No, se tu l'hai visto, se dura un minutino lo possiamo fare anche rivedere. Come volete voi, se volete lo rimando. Fallo pure e poi faccio vedere più avanti quello invece rivolto al mondo più della parte lavorativa. Dai, facciamo vedere questo, poi torniamo su Diamant con Nicolas, che almeno approfondiamo questo discorso calcistico, ok? Ok, allora faccio vedere quello rivolto, un altro video che rappresenta proprio un po' più la parte degli inserimenti lavorativi. In questo video verrà presentato, si vedrà il nostro negozio, i nostri commessi e una delle nostre linee di abbigliamento. Noi abbiamo l'abbigliamento nostro è a marchio Insuperabili, e per alcune linee di riabbigliamento collaboriamo con, come in questo caso, con l'artista Sirelli, e quindi vedrete anche lui nel nostro video. Ok, quindi mi stai mandando quello lavorativo allora? Quello lavorativo vi mando. Okay, va bene, perfetto. Vedete? Questo è il video rivolto più alla parte degli inserimenti lavorativi che vengono comunque svolti, vengono inseriti all'interno di diverse aree della nostra associazione, più come commessi, ma c'è chi invece ci aiuta a gestire l'e-commerce, quindi la parte di shop online, chi ci aiuta più in area magazzino, chi nell'area invece magari della gestione dei siti e dei social. Questo perché, come tutti sappiamo, ognuno di noi comunque ha delle competenze, delle potenzialità specifiche, delle caratteristiche specifiche che lo portano ad essere
più a proprio agio in un determinato lavoro piuttosto che in un altro. E infatti quello che cerchiamo proprio di fare è quello un po' di indagare quali sono queste competenze trasversali e quali possono essere quindi le aree di inserimento lavorativo migliore per ognuno e poter così permettere a tutti quanti di mettere in campo le proprie potenzialità e capacità. Tutta la parte del nostro abbigliamento viene appunto, come dicevo prima, disegnata, ideata comunque da noi in collaborazione con grandi artisti, e l'obiettivo è proprio quello, tramite la vendita di tutta questa parte qua, quindi dell'abbigliamento tramite il nostro e-commerce, quello di poter supportare il progetto stesso. Quindi va tutto a favore comunque del nostro progetto rivolto alla scuola e calcio, quindi alle nostre insuperabili Reset Academy presenti su tutto il territorio nazionale, per cercare così di dare sempre possibilità a più atleti con disabilità di potersi rivolgere verso il mondo sportivo e nello specifico in questo caso il calcio, e poter così comunque anche loro condividere quella che è una passione nazionale proprio per noi, direi. Eh sì, lo sport più importante in Italia è proprio il calcio, e quindi Daria, veramente voi siete nati proprio su quel focus diretto, unendo, scusatemi, proprio lo sport al lavoro, un'idea fantastica, veramente, ripeto, ma siete davvero insuperabili. E parlando di calcio, così cominciamo a creare, come mi chiedono anche, vedo Alessandro, dice, ma creiamo anche questo legame, perché questa azienda è con queste associazioni insuperabili? Beh, il calcio, lo sport è sicuramente il canale di collegamento, e il calcio soprattutto perché voi l'avete fatto diventare il vostro core business, ed è anche uno dei motivi di crescita, probabilmente di core business, anche dell'azienda Diamond. Proprio io qua il collegamento Nicolas, che appunto è un ingegnere dell'azienda che lavora a stretto contatto con Nike proprio per arrivare a sviluppare il meglio. Uno quando parla di calcio vede subito la maglietta del proprio campione e pensa già alle sue scarpe, che vorrebbe indossarle uguali. Cioè, a me viene da collegarlo a questo. Quindi mi immagino che se per le scarpe da ciclismo c'è tutta quella progettazione, quello sviluppo, tecnologia, ancora di più forse nel calcio deve essere costruita questa scarpa proprio per le caratteristiche della persona, per adattarsi sempre di più, visto che insomma c'è la scarpa d'oro nel calcio, no? Giusto? Quindi Nicolas, ti do la parola, che ci racconti bene com'è questo sviluppo. Esatto. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Mi presento, sono Nicolas Menghini, ho 34 anni e da qualche anno faccio parte della famiglia Diamant. La definisco famiglia perché sono entrato che avevo 16 anni e quindi sono più di 18 anni che sono in azienda. E, al momento ricopro il ruolo di Product Engineer, che molto semplicemente è la persona di riferimento con Nike per quanto riguarda la parte tecnica del prodotto. E, oggi proverò a spiegarvi molto brevemente come nasce una scarpa da calcio e il nostro processo con Nike. Ecco. Adesso proverò a fare una condivisione del mio schermo, di una piccola presentazione che dura qualche minuto. Ok, va bene. Quindi magari riprendo ancora un attimino con Sofi, magari, giusto per andare a capire, ecco, voi come azienda così affermata, così attenta alla ricerca e sviluppo. Sofi, ti ho? Ci sei? Forse ci deve essere stato qualcosa, perché vedo tutti bloccati adesso, non... mi piacerebbe, visto, ok, mi piacerebbe magari intanto sapere, però non abbiamo nessuno dell'azienda, quindi torno su Daria, sei l'unica che è presente. andiamo con te. Intanto vedo che Nicolas va e viene, però ci si vede che c'è stato qualcosa.
Daria, mi vedevo nella chat che mi dicevano se avete anche dei negozi a Roma, ma mi sa che l'avete solo a Torino? Non abbiamo negozio a Roma, però tramite il nostro sito si può acquistare direttamente e tramite l'acquisto viene poi spedito direttamente tutto a casa della persona e si possono anche così decidere di dare di supportare o il progetto in generale o oltre al progetto in generale, nello specifico invece l'Insuperabile Z Academy Roma, perché invece abbiamo una delle nostre accademie di calcio a Roma. Ok, l'Academy Calcio a Roma, vabbè, ma avete progetti futuri per aprire altri negozi? Quello lì funziona bene, se non sbaglio. Assolutamente sì, l'obiettivo è quello. Diciamo che quest'anno purtroppo, come immagino anche per tanti, il Covid e il lockdown ha, diciamo, un po' rallentato alcuni progetti e alcune idee che avevamo, mettendole per il momento purtroppo un po' in attesa di poter ripartire, ecco. Ok, perché intanto il sito che lo chiedono, se mi dici lo scrivo anche nella chat. Sì, non lo scrivo... Sì, sì. Insuperabili.it? Insuperabili.eu. .eu. Quindi, sì. Vedevo che Stefano chiedeva, io lo scrivo www.insuperabili.eu. Ok? Sì, perfetto. Quello. Andiamo alla grande, perché insomma penso che sia scuola di calcio per ragazze e ragazze con disabilità, trova l'Academy più vicina. Sei tornata, Sofì, ok? No, stavo dicendo, magari mi stavo rivolgendo a Deborah, risalto da questa parte. E la vostra azienda, così attenta proprio nella ricerca, tecnologia, nello sviluppo, prima ancora di ritornare su Nicolas, che vedo collegato ma finisco la frase, la vostra attenzione anche verso il mondo del sociale, com'è, quant'è, se c'è, in che direzione, ci volete raccontare qualcosa di cosa la vostra azienda è attenta anche verso il social? Se Sofì riesce a parlare, non so se ci senta più che altro. Sofì? Qualcuno mi sente? Io sento adesso. Sì. Ok. Io ti sento. Ok, volete che facciamo il discorso calcio allora? Sì, se mi sai rispondere tu, Deborah, intanto che mi senti. Forse Sofì non ci sente perché vedo che mi guarda fissa. Allora, noi siamo... Siamo arrivati in un momento che c'è un attimo di problema di connessione. Deborah, puoi rispondere tu? C'è un'idea proprio. Certo, noi siamo molto sensibili alla parte sociale, ecco. Siamo molto attenti a questa parte. Noi abbiamo, diciamo che noi a tutto quello che possiamo partecipare come iniziativa sociale vogliamo partecipare. Questo è quello che è un po' il senso di famiglia, come ci chiamiamo qua in Diamant, perché alla fine noi respiriamo proprio l'aria familiare qua, che ancora c'è, sia dalla parte della direzione e comunque anche dalla parte dei dipendenti, che alla fine è come se fossimo davvero una grande famiglia. Siamo molto attenti, noi dal punto di vista risorse umane siamo molto attenti anche alla condizione di vita dei nostri dipendenti, cioè come stanno, se stanno bene, se stanno male. La direzione è molto sensibile da questo punto di vista. Okay. Ci stiamo impegnando moltissimo, ecco, anche dal punto di vista sociale, e ci fa piacere essere qua oggi. Ok, perfetto, importantissimo per un'azienda l'aspetto di corporate social responsibility. Alessio? Assolutamente, Sofì. Dimmi pure, mi senti? Io Sofì, io ti sento. Parla, Sofì. Peccato, non mi sente, io la sento. Mi senti Alessio, mi sentite? Io ti sento bene, ti sento. Se mi sentite io, ok. Okay. Volevo aggiungere una cosa a quanto diceva Deborah.
per far capire quanto ci teniamo ai dipendenti, quanto impegno ci mettiamo, nonostante il numero sia sempre in aumento, perché alla fine stiamo sfiorando solo come Diamant le 400 persone. Quando è iniziato il lockdown, ancora questa primavera, ovviamente tutti ci siamo sentiti in difficoltà per mille motivi. I dipendenti erano spaventati, avevano paura per il lavoro, avevano paura per quella che era la situazione che stavamo vivendo, e noi eravamo ovviamente tutti isolati. Cosa abbiamo fatto per farli sentire comunque ancora parte dell'azienda? Abbiamo deciso di usare WhatsApp con ogni singolo dipendente. Abbiamo mantenuto il contatto con tutti, rispondendo ad ogni quesito che avevano, qualsiasi fosse l'argomento, e continuando a dare informazioni per ogni DPCM che usciva, in modo tale che ognuno potesse avere la tua azienda, l'interpretazione rivolta verso il lavoro. Nel momento in cui ci siamo avvicinati al periodo in cui si poteva rientrare, li abbiamo preparati, perché avevano molta paura per il rientro, sapendo che non poteva essere un rientro come prima. Distanziamento sociale, igienizzazioni, mascherine, eccetera. Abbiamo preparato un PowerPoint che facesse vedere come era stata trasformata l'azienda proprio lato fronteggiamento Covid. Questo soprattutto era importante per quanto riguarda il reparto della catena di montaggio, perché lì le persone sono molto ravvicinate. Abbiamo fatto un lavoro enorme di divisione fra le persone con i plexiglass, semafori, cedere ai bagni. Loro sapevano tramite WhatsApp, i dipendenti, tutto quello che avrebbero visto il giorno in cui sarebbero entrati. Quando poi hanno visto con i loro occhi, abbiamo ricevuto mille ringraziamenti, perché li abbiamo tranquillizzati, e questo a noi ci ha fatto sentire bene, perché abbiamo capito che è stato apprezzato, e da lì abbiamo mantenuto questa strada. Ottimo. Anche oltre alla possibilità di scrivere la mail, di venire di persona all'ufficio personale, anche il semplice WhatsApp aiuta tanto, visto che si usa molto, e quindi noi abbiamo un contatto tutti i giorni. Okay. Deborah è full con questo. Vi ringrazio, Sofì, perché guardate, io ti leggo per sapere, perché sì, non... Io lavoro in questo campo, quindi so quanto la motivazione è rendere tranquille le persone che lavorano sia fondamentale, proprio per la propria produttività, ma proprio perché l'azienda tiene alla persona, tiene al proprio dipendente come parte proprio dell'azienda stessa. È un tutt'uno, è un team, è una squadra che lavora affiatata. E visto che siete così affiatati come un team, andiamo a sentire il nostro Nicolas lì, bram, mi è partito via un'altra volta. Sei scappato, Nicolas, perché comunque ci stiamo avvicinando alla conclusione. So che Nicolas ha una decina di minuti, insomma, più o meno con la sua presentazione, quindi abbiamo proprio il tempo di vedere la sua presentazione. Ci tenevo, abbiamo parlato di calcio, di sport, di disabilità, di come lo sport non ha confini, non ha barriere, butta giù, unisce, non crea disuguaglianze, ma anche l'abbigliamento è comunque fondamentale nello sport. E qui stiamo parlando di un'azienda che è attenta nel sociale, attenta verso la persona, è attenta proprio alla prestazione dello sportivo attraverso la fornitura di calzature il più performanti possibile. E dall'altra abbiamo gli insuperabili, che dire, insomma, hanno trovato un'idea vincente grazie 10 anni fa ai loro fondatori, che hanno voluto unire
quei due pilastri fondamentali della nostra società, cioè la pratica dello sport anche per persone con disabilità e soprattutto anche un'opportunità lavorativa, cioè lo sport come opportunità lavorativa per persone con disabilità, per la loro autonomia, indipendenza. Ma io vi dico grazie, perché sono queste idee che sono alla base del futuro della nostra società e alla base del futuro di una società sempre più coesa, sempre più inclusiva, che vede la diversità o comunque quello che è la difficoltà come un'opportunità, uno stimolo ad andare oltre il limite, uno stimolo a voler migliorare, ad amare il nostro prossimo esattamente come noi stessi. Mi è venuta da aggiungerla così a livello proprio. Ma sei tornato, nostro Nicolas? Sì, e qui sentite adesso. Sì, stiamo andando verso la conclusione, quindi ti darei spazio direttamente. Siamo curiosi di vedere tutto questo lavoro e sviluppo nel mondo del calcio, nella scarpa, quella scarpa così fondamentale per il calciatore, giusto? Esatto, adesso riprovo a fare la condivisione sperando che non si inchiodi ancora tutto, però insomma... Adesso andremo tranquilli, vedrai. Ditemi quando vedete il mio schermo. Mi sentite, vedete? Io non vedo. No, non vedete? Sentire sì, ma vedere io no. Un Antonio dice sì, quindi nella chat, quindi Antonio... Allora, adesso vediamo te, la tua webcam, no. E c'è la condivisione dello schermo per i sottotitoli. Quindi non vedete la presentazione di Diamond for Nike? No, ma ti posso guidare. Per fare la condivisione dello schermo? Esatto. Ma l'ho già fatta, come mi avevi spiegato prima. Ok. Sara dice che sì, solo immagine viso, no? Solo immagine viso. Allora, vediamo se facciamo così. Provo a fare così. Non vedono la presentazione, prova a trovare una... Ecco, io la vedo adesso. Ok, adesso si vede. Sì. Non si vedono più. La vedete? Però. Sì. Okay, sì. Ok, perfetto. Per allora iniziamo. Sono senza sottotitoli, ma ci guidano le immagini di Nicolas, dai. Esattamente. Allora, innanzitutto volevo darvi qualche dato per quanto riguarda Nike. E Nike, il quartier generale è situato a Beaverton, negli Oregon, dove i dipendenti di Nike sono all'incirca 70.000, posizionati in tutto il mondo, in 47 paesi differenti. E noi collaboriamo direttamente con Nike e Beaverton, ma anche per l'80% con Nike Italia, dove... c'è un ufficio e un laboratorio a Montebelluna. All'interno lavorano un gruppo di 25 dipendenti e la cosa interessante che c'è a Montebelluna è che producono le scarpe per gli atleti. Quindi tutti gli atleti che indossano Nike, che vedete in televisione, le scarpe sono prodotte sia in Diamond che a Montebelluna. A Montebelluna producono scarpe per atleti che hanno qualche problema, nel senso, tipo, non so, che potrebbe essere la luce valgo piuttosto che un osso calcaneare non uniforme. E Nike all'anno produce all'incirca 830 milioni di paia, quindi una quantità enorme, suddivisa in diverse tipologie. Come vedete nel grafico, si suddivide tra footwear, running, basket, altri sport e calcio. Se adesso noi andiamo ad analizzare questo 8%, quindi il valore che riguarda solo la parte del football, vediamo come la produzione sia suddivisa per il 45% in Cina, 41% in Vietnam, 13% in Indonesia e solo l'1% in Italia. Ecco, in questa realtà c'è Diamond, quindi è il nostro motivo di orgoglio anche essere presenti. Siete voi quel 1% che rappresenta. Esattamente, questo 1% è Diamond. Però, come nasce una scarpa da calcio? Cioè, chi è che ha l'idea di far nascere una scarpa? E come viene creata? Allora, l'idea nasce dal designer, quindi dal team Nike in America, dove spiega al proprio team
l'idea della scarpa, di come ha la visione di questa scarpa, di come la vorrebbe, di come gli piacerebbe. E la presenta al team composto da developer ed engineer. Chi sono queste due figure? Il developer è la persona, il responsabile, la persona di riferimento del progetto dall'inizio, quindi dai primi prototipi, fino alla messa in produzione. Quindi per tutto quello che è uno scambio di informazioni, è lui il responsabile. L'engineer, invece, è il braccio, diciamo, è il responsabile per la parte tecnica del prodotto, per come viene costruito e con che materiali vengono utilizzati. A questo punto, quando il team Nike acquisisce le informazioni dal designer, c'è questo passaggio da America al team Nike Italia di informazioni e successivamente all'azienda, che in questo caso è Diamant. Ma in Diamant cosa succede quando riceviamo le informazioni? Quando ci dicono, guardate, noi vogliamo fare questa nuova scarpa. Ok, il nostro pattern engineer, ovvero il nostro modellista, pensa a che materiali utilizzare per creare la scarpa e come farla. Una volta che vengono prodotti i primi prototipi e si decide di procedere con lo step successivo, vengono prodotte delle scarpe per fare i test, che si chiamano wear test. Sono scarpe in taglia campione, quindi potrebbe essere una taglia 42,5 o 44, tutte nere, senza nessun tipo di grafica, e vengono fatte provare da atleti. Gli atleti in questione sono atleti di primavera, di settore giovanili o di accademie, non atleti di Serie A, ecco, diciamo. Quindi queste scarpe vengono utilizzate, la vita media di una scarpa è di circa da 70-80 ore. Dopodiché cosa succede? Nike, quindi la persona di riferimento che segue i test a Montebelluna, va dagli atleti a ricevere i feedback, quindi che si informa su se hanno trovato delle difficoltà, se magari si è rotto qualche laccio, se c'è stato un distaccamento di una suola, qualsiasi problema potrebbe essere successo. A questo punto Nike viene da Diamant e insieme cerchiamo una soluzione, quindi qualche modifica da apportare alla scarpa per poi procedere a fare un altro giro di wear test. Quindi si ripete il giro, vengono prodotte sempre altre una trentina, cinquantina di paia, sempre tutte nere, vengono rifatte testare agli atleti finché abbiamo una scarpa confermata nella taglia campione. Quindi vuol dire che l'atleta ha dato il parere positivo a questa scarpa ed è confermata. A questo punto, cosa facciamo? Ci sono due strade. La prima, iniziamo a ordinare, a produrre campioni colore. Quindi nella taglia sempre campione vengono fatte un centinaio di paia con tutte le grafiche e i colori selezionati dal designer all'inizio. Ma nello stesso momento parte anche il processo di commercializzazione. Il processo di commercializzazione non è nient'altro che un controllo e lo sviluppo di tutte le taglie delle scarpe, perché noi prima avevamo una scarpa confermata solo nella taglia campione, ma dobbiamo sviluppare sia la piccola che anche la grande. E la commercializzazione è questo sviluppo, quindi si controllano le grafiche, si controlla la taglia, la dimensione delle suole e si fanno tutti i test per le altre taglie. A questo punto, una volta che tutto è confermato, quindi sono confermate tutte le taglie delle scarpe, iniziamo a fare gli ordini di produzione. Quindi si vengono ordinate tutte le materie prime, le calze, il materiale idrorepellente, le suole, il contrafforte, insomma tutti i componenti. Pensate che per fare una scarpa sono più di 25 materiali differenti e 90 lavorazioni, cioè sembra semplice ma è un bel casino. Dopo aver fatto gli ordini di produzione, passano all'incirca in media un centinaio di giorni, inizia la vera e propria produzione, che viene fatta in Italia, in Diamant, e nell'altra azienda che abbiamo in Bosnia. Avete qualche domanda o posso andare avanti? No, è tutto chiaro, ci piace il percorso. Ancora qualche minuto, dai, per arrivare. Certo, sì, ma un minutino poi ho finito. Vai tranquillo.
Allora, innanzitutto le scarpe da calcio si suddividono in tre tipologie. C'è la tipologia touch, che presenta la scarpa a tempo. La scarpa a tempo è la classica scarpa in pelle per chi desidera la comodità e la morbidezza della pelle di canguro. Quindi chi desidera questa necessità acquista la tempo. Dopo abbiamo la Precision con la scarpa Phantom, che è una scarpa nata per i centrocampisti, per una scarpa che chi desidera avere un'aderenza al piede e contribuisce a curare la precisione sia negli stop che anche nei passaggi. Alla fine abbiamo la Speed con Mercurial. Mercurial è la scarpa leggera, una scarpa che agevola la corsa e rende i cambi di direzione e le accelerazioni molto più veloci. E, infatti adesso vi faccio vedere un grafico dove mostra la produzione di Diamant dello scorso anno, che vediamo che per quasi il 70% viene prodotta la scarpa Mercurial, quindi la scarpa leggera. Adesso vediamo l'evoluzione di questa scarpa dal 2002, da quando è nata, al giorno d'oggi. Quindi vediamo le differenze di grafiche, le differenze anche della costruzione proprio e la differenza della forma e delle suole utilizzate. E, non so, tipo se possiamo vedere dal 2008 al 2010, vediamo che c'è questa cover, questo pezzo che copre i lacci. E negli anni successivi è stata rimossa, ma è stata cambiata la forma per avere una scarpa più fusolata, una punta più fusolata, per poi dal 2018 inserire anche la scarpa fatta con la calza. E, tra l'altro, nel 2018, che è motivo di orgoglio Diamant, abbiamo creato la prima scarpa ecologica, quindi fatta con materiali di riciclo, prodotta interamente a 360 gradi. E i materiali di riciclo sono stati prodotti dalle bottiglie di plastica. Tra l'altro il testimonial di questa scarpa era Kylian Mbappé, come potete vedere dalla foto. E adesso vi mostrerò un video, credo che sentiate l'audio, dove mostra il processo di questa scarpa, come nasce e come viene prodotta, ecco, molto brevemente. Ok, questa green, eh? Esattamente, questa green. Parto. Vai, vai. Sentite l'audio? No. No, non vediamo nel video se è bloccato, Nicolas. Forse carica troppo il video. Lo so. Nicolas, non ti abbiamo perso. Intervengo perché non funziona più. Quindi, se Nicolas mi dicono se tu vedi che il video è su YouTube, puoi mettere il link direttamente su YouTube. È tutto bloccato. Io riprendo la parola perché non lo lascio qua in un momento così a guardarci negli occhi, anche perché mancano giusto una decina di minuti per la fine dell'evento e quindi volevo un po' tirare anche le somme. Sì, si è bloccato. Posso chiedere intanto alla nostra Daria se può rientrare per una parte finale con lei e poi andremo anche nella parte finale. Ciao Daria. Ci sono. Insomma, mi viene subito da dire, poi spero che magari, non so se mi sente la nostra Sofì, che è la figlia del proprietario, ma è per andare bene nei social, andare a fare, non so, un bell'evento vostro calcistico o una fornitura di queste mega scarpe da riciclo green ai nostri calciatori con disabilità, si potrebbe fare anche un bel ritorno per l'azienda, potrebbe essere, eh? Io la butto lì sul tavolo, poi sono un provocatore nato, quindi non vi dico, anche sui miei social mi massacrano, ma fa niente, cerco di essere me stesso, di provocare sempre. Poi magari nasce anche un bel progetto, chi lo sa. Nicolas, ti abbiamo perso. Mi sentite? Sì, adesso sì, se vuoi concludere con una riflessione riguardo quella slide, dopo torno su Daria. Certo, mi dispiace che non sia riuscito a far vedere il video perché era molto interessante. Comunque su YouTube non c'è questo video, ecco. Peccato. È un video che gira internamente. E niente, sì, noi siamo ovviamente orgogliosi e motivati giorno dopo giorno a creare calzature anche per atleti, perché comunque vedere, io parlo da amante del calcio, che ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 8 anni,
creare un prodotto che lo vedi in televisione, che lo vede ai piedi di Cristiano Ronaldo, di un altro giocatore, è sempre motivo di orgoglio, no? E quindi penso che la motivazione sia molto importante su questo lavoro. Bene. Va bene, qua parlavo che produce letteralmente scarpe in Italia, che è una cosa fantastica. Esatto. Sì, le stavo leggendo una domanda di Federico. Guardavo le risposte. Federico diceva: no, la produzione è quasi tutta spostata in Cina, però esatto. Subito a controllare, quindi abbiamo molto visto che poi è un orgoglio perché viene prodotto in Italia, lo dicevi anche tu prima. Esatto, anche perché la produzione che viene fatta in Cina viene fatta su un non sulla scarpa top di gamma, ma su prodotti economici, per quello che hanno un prezzo ribassato, diciamo. Bene, tra l'altro non posso non dirlo perché Nike, qua vedevo che non sapevano neanche Valentina ci fosse questo binomio tra Nike, America, World e anche Italia. Ma io certo. Conosco un amico d'infanzia che si chiama Stefano Di Martino, che è un grande corridore e so che è stato un grande personaggio di Nike fino a qualche anno fa. Adesso, se non sbaglio, non lavora più per voi, ma lo conoscerai sicuramente se sei da così tanto tempo in Nike, no? No, sei in DMT, però collabori con Nike, però anche lui era, vabbè, magari lo saprà Sofì, ma era giusto, certo. Ricollegarmi. Stefano Di Martino, un grande corridore che, insomma, era diventato un grande personaggio di Nike mondiale. E quindi, insomma, so che anche loro, come voi, avete scelto di includere nella progettazione, nello sviluppo, proprio i grandi personaggi, perché è proprio da loro che viene poi quel know-how, comunque insomma, un po' come il pilota di Formula 1 che, insomma, dice agli ingegneri come devono costruire o sviluppare la macchina in base alle proprie esigenze, poi salta su un altro pilota e non va. Appunto, ma anche perché il bello è appunto che pensare come fare una scarpa, come creare una scarpa, è sempre diverso, perché soprattutto collaborando, avendo la fortuna di collaborare con Nike, sei sempre di ricerca e sviluppo, quindi ogni anno, ogni quattro stagioni è una scarpa differente, una costruzione di scarpa differente, ti fai un'esperienza certo. Differente. E quindi è... Certo, Nicolas, guarda che ho già detto prima che dovete prepararvi, perché una bella fornitura, ovviamente gratuita, di scarpe da calcio per i nostri insuperabili sa da fa. Io sono lì sempre a tirare il mondo profit nel mondo no profit per un'unione, quindi facciamo una partnership. Io l'ho buttata lì, poi magari ci rivedremo ancora per concretizzare. Certo. Giusto, Daria? Non mi ha pagato. Cioè, no, assolutamente. È stata una cosa di cuore. Daria, torno a te per dirti, siamo in finale. Dai, dici, insomma, questo anno 2020 c'è chi dice da dimenticare, chi dice che ha dato nuove risorse, nuove idee, ci ha messo alla prova, e davanti alle prove gli sportivi vengono fuori sempre più forti, sempre migliori, perché vedono nelle occasioni e anche nelle perdite o anche nelle difficoltà o nelle cadute sempre un qualcosa per poter ritornare migliori di prima. Quindi voi sicuramente, visto che siete insuperabili, avete avuto questo atteggiamento, e allora ti chiedo quali sono i vostri obiettivi futuri, cioè magari a breve se li avete, ma anche a lungo termine, dove state andando, dove volete arrivare? È stato un anno, come per tutti, sicuramente molto diverso dal solito, ecco, mettiamola così, è complesso. È stato un anno che, appunto, come dicevo prima, ha messo in stand-by tutta una serie di progetti che sarebbero già dovuti essere non solo partiti, ma partiti anche da un po' di mesi. Per un anno futuro ci speriamo innanzitutto di poter riuscire a rimettere in campo quello che siamo stati costretti a sospendere. Quindi tutta una parte di sviluppo dell'area rivolta al mondo degli inserimenti lavorativi, ma allo stesso tempo tutta una parte anche di sviluppo ulteriore in tutta l'area della scuola calcio, con
con la possibilità di poter creare sempre nuove sinergie, nuove collaborazioni e sperimentare nuove possibilità, ecco, scoprire nuove avventure. Questo è quello che speriamo di poter avere la possibilità di iniziare in qualche modo a realizzare nel 2021, dopo un anno che ci ha, come per tutti, ci ha un po' costretto a rallentare, ecco. Bene, bene, ottimo, ottimo. E quindi, insomma, voglio avviarmi alla conclusione con delle riflessioni, prendendo spunto, magari chiedendo se poi se ci sei solo tu, Nicolas, magari mi rispondi tu, se no, se abbiamo Certo. ancora Sofia, ritorna anche la nostra Deborah, magari chiediamo. Eccola, Ecco eccola, eccola. la Deborah, dai, 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 andiamo a Deborah, che l'abbiamo sentita anche un po' poco. Però io so che il vostro, avete un motto, avete uno slogan aziendale. Il modo migliore per predire il futuro è crearlo. Ed è una frase stupenda. Debora, da dove è venuta fuori? Cosa, l'hai inventata tu, nelle origini, nelle vostre radici? No, dici, perché sulla base di questa risposta poi vado a chiudere questa bellissima ora e mezza che abbiamo trascorso insieme. Po', diciamo che questa frase è una frase molto d'effetto, è un po' tutto quello che accompagna il processo evolutivo che Diamant sta vivendo in questi anni soprattutto. Diamant veramente è partita da niente ad avere attualmente in Italia, in tutto il gruppo, quasi 500 dipendenti, solo in Italia. Quindi veramente siamo orgogliosi di poter dire che l'unico modo per predire il futuro è quello di crearlo, perché alla fine lo creiamo noi giorno per giorno e con nuove sfide. Noi siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità, nuove sfide, nuove collaborazioni che potrebbero nascere anche da questa giornata, perché no? Chi lo sa? E quindi veramente siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli, nuove idee, ci serve gente che comunque crede anche nello sport, in quello che facciamo e soprattutto nel futuro, che ci possa essere un futuro, ecco, più roseo sicuramente di quello che Sì, attualmente viviamo, ecco. assolutamente, ma anche Deborah insieme, questa è la parola, anche perché per me è stato, vedo tutti gli apprezzamenti che stanno dicendo in chat di quello che è insomma questa vostra visione, questo vedo anche i complimenti di Federico adesso, l'esempio degli insuperabili, di questa possibilità di fare qualcosa io stesso, mi piacerà ricontattarvi perché voglio collaborare sia con gli insuperabili a nuovi progetti, mi sono venute 10 idee solamente in questo webinar, chissà con i miei collaboratori cosa potremmo inventarci insieme. Ma non tanto per far qualcosa o per guadagnarci qualcosa, per contribuire al miglioramento della nostra società, di questo pianeta che è un po' malato e ha bisogno di aiuto, partendo proprio da noi, da persone che credono e che vogliono trasformare quello che è il futuro in modo tale da crearlo sulla base di come viviamo il presente. È proprio questa la nostra dimensione. Il passato non lo possiamo più cambiare, è passato, è inutile star lì a piangerci addosso su quello che è già successo. È successo, punto. Il futuro non esiste e nessuno lo può predire. Il futuro è una stretta conseguenza di come scegliamo di vivere il nostro presente, l'unica dimensione nella quale viviamo, che abbiamo come riferimento. Quindi, veramente, quelle persone che guardano al futuro si distinguono forse in due tipologie. Da un lato chi ci rimane lì inerme, chi subisce l'esperienza, si considera una vittima, è la sfortuna, è colpa degli altri e si lamenta, ma tutto questo non porta a nessun cambiamento, cioè porta a un peggioramento di quella che è la situazione del presente. Ecco, forse non sarà la sorte così a cambiare le cose, forse aspettare quel colpo di fortuna che probabilmente non accadrà mai, o che comunque se succederà sarà un aiuto per le persone che hanno scelto invece di vivere l'esperienza, di trarne, ecco, un insegnamento, di tirar fuori quel lato anche davanti alla caduta,
alla sofferenza, alla disabilità, al limite, a un momento difficile come quello che stiamo vivendo tutti quanti, andare a cercare dentro di noi nuove risorse, nuove forze, nuovi talenti, che magari proprio perché andava tutto bene non siamo mai stati stimolati a dover cercare, ad andare a fondo. Ed è proprio questo lo scopo della nostra vita, manifestare quella potenza che c'è in noi, perché c'è già, è la forza della nostra vita. E io sono convinto che vivendo l'esperienza, un po' anche la scelta che ho fatto io davanti al mio incidente, dove sembrava finito, io ho mai lavorato una volta, un'ora nella mia vita, avevo appena lasciato l'università, un fallimento, 23 anni su una sedia a rotelle con la faccia distrutta, paralizzata, veramente una vita da ricostruire. Se ripenso a quel momento, partivo da meno 1000, ma vivendo il presente, un pezzettino alla volta, sono riuscito a ricostruirmi questa nuova vita, a diventare un campione nello sport, nel nuoto, a vincere più di 30 medaglie d'oro in Italia come campione italiano, a creare da una disgrazia un'opportunità di lavoro, aver scritto dei libri che mi hanno portato in giro un po' per tutta Italia, anche nel mondo, ad aver creato una famiglia, una delle cose più belle che sono riuscito a concretizzare in questa vita, e a creare la fondazione che rappresento con tutti i suoi obiettivi, per cui ci rivedremo. Ma tutto questo non perché sono stato bravo, ma perché ho voluto cogliere quelle opportunità, come abbiamo sentito l'esempio delle persone che abbiamo conosciuto oggi, fantastiche, che stanno lavorando per tirare fuori il meglio di sé, per scoprire qual è il vero senso della vita. E io penso che in questo senso della vita c'è proprio questo unione, inclusione, quello che è il main obiettivo di Diversity Day, cioè quello di avvicinare il mondo del profit e il mondo del no profit insieme, di dar la possibilità attraverso il lavoro di poter manifestare i propri talenti e sentirsi, come dire, non identificati per quello che è il proprio limite, ma identificati per quello che è la persona. E noi siamo tutte persone, ognuno con i suoi limiti, quelli che si vedono, che non si vedono, ma siamo esseri umani. E se in un momento del genere non riscopriamo quella voglia di volerci bene e di collaborare, di entrare in sinergia, creando nuovi progetti, nuove possibilità, veramente è la scommessa, un po' come l'ha detto l'azienda Diamond, cioè è la scommessa per il nostro futuro, come l'hanno fatta loro quando sono partiti e come l'hanno fatto anche gli insuperabili quando c'è stata quel credere, quella scommessa, quel rischiare, come è stato anche per me. Quindi voglio chiudere con questa frase così di Victor Hugo, che forse rappresenta bene quello che abbiamo appena passato tutti insieme: il futuro ha molti nomi, per i deboli è irraggiungibile, per i timorosi è sconosciuto, per gli impavidi è un'opportunità. Un'opportunità come quella di essere stato qua oggi con voi a questo bellissimo webinar Sport e Disabilità, Diversity Day, People e Job Me Too, gli organizzatori. Io vi ringrazio ancora tutti quanti, la nostra Daria, Nicolas, Deborah e Sofì, che ci sente ma non riesce a parlare, e a tutti voi che avete partecipato a questo bellissimo webinar. Grazie ancora. 12:29, dobbiamo chiudere 12:30. Un saluto lo faccio dire anche da tutti voi. Un augurio. Daria. Innanzitutto saluto ringraziando per l'opportunità che ci avete dato di essere presenti oggi, di poterci conoscere con tutti voi. E l'augurio è che sia veramente un 2021 pieno di opportunità per tutti, di riuscire a recuperare, a scoprire tutte le opportunità che ogni difficoltà e ogni cambiamento ci può comunque in qualche modo offrire. Perfetto, la nostra Deborah, che saluto ci proponi? Parlo io a nome di tutti perché vedo Nicola sbloccato, Sofì non riesce più a collegarsi, quindi mi faccio portavoce io di tutta la Diamond in questo caso. E, niente, volevo ringraziarvi tantissimo innanzitutto per l'opportunità di essere qua, di aver mostrato la nostra realtà e di esserci messi a confronto anche come una realtà che è quella degli insuperabili, che personalmente io già conosco.
Quindi vi faccio dei grandissimi complimenti, grazie a te Alessio e grazie alle società che ci hanno sostenuto in questo webinar. Grazie a tutti quanti, anche quelli che ci hanno seguito. Speriamo di rincontrarci ancora, di poter parlare ancora insieme. Un augurio per il futuro è quello di poter stare tutti bene e comunque di poter uscire da questa situazione sempre a testa alta e chissà, magari qualche progetto per il futuro insieme ci sarà sicuramente. Intanto vi ringrazio davvero di cuore. Grazie a tutti voi, come ci ricorda anche Valentina Papa, di questo Diversity Day, insomma ci ricorda anche le parole di Steve Jobs che diceva stay hungry, stay foolish, go on. Ciao a tutti e grazie di aver partecipato. Il mio sito è alessio.org, se volete conoscermi meglio, ho detto anche il mio sito per aver ricordato queste due bellissime nuove conoscenze, Insuperabili e Diamante di Verona. Ciao. Grazie. Grazie ancora.